Grandissima tifosa interista. Però io aspetto. Benvenuta NTV! Che bellezza! Entra, entra, cara! NTV, partiamo dal salone. Ecco, lui, modalità bradipo. Premessa, avrei fatto la casa molto più stile vintage. Ma quale stile vintage? L'avrebbe fatta tutta rosa, completamente rosa, tipo confetto ovunque, però non gliel'ho permesso. Abbiamo scelto questo divano perché è il giusto compromesso fra me e Paolo. Questo divano poi, tra l'altro, è stato il primo acquisto che abbiamo fatto. Cuccio con la mia bambolina la sera, ci mettiamo a cucciare, ci guardiamo i nostri cartoni, le nostre cose. E poi però alle 8:15 la bambina va a dormire. Ne sloggiamo. E lei la faccio sloggiare perché io ho le mie partite. Io andavo allo stadio, al Meazza, bevevo caffè Borghetti e mettevo la felpa Monelle e ho detto tutto. Sì, vabbè, una volta è successo interistica sta cosa. Una volta è andata lì, ha fatto la foto, c'è il racconto, è finita. Sono un grandissimo tifoso del Milan. Lei sostiene di essere tifosa dell'Inter, ma non è vero. Tant'è che c'è anche una foto che prova questa cosa. Grandissima tifosa interista. Amore, non c'entra nulla. Innanzitutto, ce n'è anche un'altra, guarda, eccola qui, la seconda foto. Una e due. Quella foto lì l'abbiamo fatta per gioco, perché era un po' c'era questo spot fra me e lui, Inter Milan, così l'abbiamo fatta per i nostri fan. Niente assemblea di condominio il giorno del derby di Milano, grazie. Chi ha vinto lo scudetto l'anno scorso? Già va. L'anno scorso? L'Inter? Amala! La vera promessa che le ho fatto è di portarla a vedere prima o poi, mi auguro prima che poi, l'aurora boreale. Però io aspetto. Ta-da-da! Qui c'è qualcuno che aspetta il brillocco! Paolo, non fare il vago! Quanto più sei intelligente, tanto più folle la tua ingenuità. Le persone ultra intelligenti sono matte complete nella loro ingenuità. Cos'era, amore, il titolo? No, mi rispecchia alquanto, amore. Ah, oh, il libro che non hai letto, ovviamente. Allora. Lo deve leggere come tutti quegli altri libri che quelli ci sono letti lì. No, quelli li ho letti tutti. Farò vedere un oggetto storico che in realtà poi ha un grande valore affettivo per me. Questo è un radiogrammofono degli anni 50. È stato il primo regalo che mio nonno fece a mia nonna. Faccio vedere. Guarda qua che meraviglia. Vediamo, un po' di dischi, tra l'altro che erano di mia nonna. Abbiamo Damina, Modugno. Che vuoi sentire? Che vuole sentire? Secondo me vuole sentire. Mi fido di voi e soprattutto dei gusti della nonna di Paolo. Non alzo al massimo, ma ancora pompa.